Buonasera e bentornati. Altro sabato, altro Nautilus e ovviamente l'altra attualità, quella che affrontiamo all'interno del contenitore del sabato sera di Cusano Italia TV, ovviamente sul 264 del digitale terrestre. Ve lo andiamo raccontando ormai da circa un anno. L'emergenza coronavirus ha portato parecchi disagi, ma è anche il momento più giusto per cogliere le occasioni migliori, come in tutti i periodi di crisi. Ed eccomi qua a cogliere la mia, quella di scalzare il direttore Gianluca Fabi dallo scranno del potere e rubargli la scena. Sto ovviamente scherzando perché devo in qualche modo sopperire alla mancanza di gag, di battute, di quella ironia tipica di Nautilus attraverso la quale vi abbiamo condotto appunto tra storie, argomenti, temi, interviste. Però, insomma, se tutti hanno avuto la loro bella opportunità in questo momento di crisi, io non ce l'ho perché il direttore c'è pure questo sabato, solo che non è qui vicino a me, è in collegamento e noi andiamo immediatamente a salutarlo. Buonasera Gianluca Fabi, eccolo là. Accidenti, Gianluca, che sfondo. Mi hai chiuso nel reparto macchine con la scusa che si era inceppato un motore, mi hai chiuso dentro. No, purtroppo qui siamo nella situazione di 20.000 virus sotto i mari. 20.000 varianti. Varianti, ecco, bravo, Sì. 20.000 varianti. Tra cui appunto una situazione di contatto indiretto con un positivo che mi costringe ad un isolamento precauzionale, ma insomma speriamo di essere vicini alla fine dell'isolamento. Eh sì, e soprattutto vicini a quella vaccinazione, no, che tutti Esatto. stiamo attendendo e che lo speriamo, insomma, ci farà tornare a quella normalità tanto agognata e tanto raccontata, che però per il momento ancora non riusciamo ad assaporare. Dunque, Tanto ne Gianluca, scappare. esatto, allora, al netto di tutti gli isolamenti, noi abbiamo preparato una puntata comunque ricca di ospiti, di storie, insomma, la cifra di Nautilus rimane intatta e immune al virus. Oggi partiamo con un docente, con un professore che ricostruisce la storia. È veramente un tema emozionante, dai più piccoli ai più grandi in questo caso. Sì, è emozionante perché a me le immagini hanno emozionato. Sì. Tra poco vedremo il primo filmato di 2 minuti, ed è emozionante perché sono riuscita ad immedesimarmi nello stupore, nella meraviglia, una cosa forse che proviamo sempre meno nella vita di tutti i giorni. Invece questo tipo di lavoro didattico che fa questo professore con il tridimensionale, ci dà l'opportunità di cogliere, come nel caso appunto dei video che vedremo oggi in sua compagnia, ovviamente, quegli aspetti che magari possiamo soltanto provare lontanamente a immaginare con la nostra fantasia. Per esempio, proprio lanciando il primo filmato, no, Sì, Alessio, quante sì. Ah, volte abbiamo sentito parlare di Babilonia? Però certo. come ce la siamo immaginata? L'abbiamo mai vista realmente? Ecco, questo professore è in grado di farti vedere anche nei dettagli, così com'era originale, l'antica Babilonia, compreso addirittura il palazzo di Alessandro Magno, no? Che magari abbiamo Accidenti, così come no? scorto in un film, ma insomma in maniera abbastanza vaga. E questa è un'integrazione della tecnologia alla didattica in cui questo professore crede molto, ma adesso parleremo con lui. Assolutamente, prima di parlare con lui, che tra l'altro è romano, è un docente di sostegno che ormai però sta seguendo il filone delle sue passioni. La sua materia è economia aziendale, ma le sue ricostruzioni riguardano la storia, la letteratura, l'arte, il mondo antico. Insomma, per darvi un assaggio di quello che è il suo lavoro, noi ci andiamo a vedere com'era Babilonia. A voi.
Che meraviglia, che precisione nel dettaglio, che non so come dire, che stupore, no, nel vedere Sì. davanti agli occhi quello che invece era vivo migliaia di anni fa, no, Gianluca? Questi sono video che su YouTube sono molto cliccati, come insomma dicono quelli bravi su internet. C'è tra l'altro un boom di iscrizioni al canale YouTube di questo professore, che viene chiamato e dà il nome proprio a questo canale YouTube, Flipper Prof. Sì, Ma esatto. adesso ci facciamo spiegare da lui, perché abbiamo visto poi i famosi, eccoli, giardini pensili di Babilonia. Io pensavo fosse il Bosco Verticale a Milano, pensa tu. Bravo, ecco, vedi, questo per dire che noi non abbiamo inventato nulla, ma civiltà antecedenti a noi di centinaia e centinaia di anni già realizzavano queste meraviglie. E quelle di Babilonia, di Giardini Pensili, sono considerate una delle 7 meraviglie proprio del mondo antico. E il professore riesce a farceli vedere proprio da vicino, come se fossimo lì attraverso questo lavoro. E noi dobbiamo assolutamente chiedere direttamente a lui, a Marco Mellace, come fa a fare questo tipo di lavoro, attraverso quale passione veicola tutti questi sogni che poi diventano realtà in questi video. Andiamo da lui, dal professor Marco Mellace, in collegamento con noi. Buonasera, professore. Buonasera, buonasera Alessio, buonasera Gianluca. Buonasera. Sì, mi ha fatto tanto piacere vedere la ricostruzione 3D di Babilonia e sono felicissimo che vi abbia colpito. La passione nasce perché nel corso, ecco, degli anni, nella mia esperienza di insegnamento, vedo questi ragazzi che sono molto frustrati nel vedere le rovine sui libri di storia e non riescono a capire effettivamente l'esatta composizione di una città. Eh E sì. quindi io ho cercato di creare appunto queste ricostruzioni in prima battuta per loro. Poi io ho sempre avuto la passione per il 3D, per l'informatica, per tantissime cose. Queste passioni sono confluite all'interno di questi contenuti. In Sì. particolare, ecco, Babilonia è un contenuto che è stato visto e che viene visto da tantissime scuole in tutto il mondo. Mi scrivono docenti dalla Germania, dall'Austria, dal Portogallo, dall'Australia, che mi ringraziano perché comunque possono far vedere poi ai loro alunni com'era Babilonia, com'erano i Giardini Pensili, com'era Acropoli, l'Atene. E questo filmato è molto interessante perché ci fa vedere la porta di Ishtar, quindi Babilonia, Sì. Sì. e poi ci fa vedere, vedete, i giardini pensili, nella posizione, nella quale i giardini pensili vengono collocati dalla scuola di Coldway, quindi dall'archeologo tedesco, perché c'è una doppia linea, c'è una corrente di pensiero sulla posizione dei giardini pensili. Alcuni sostengono che insomma, si trovassero più vicino al fiume, all'Eufrate. Altri invece pensano che in realtà i giardini pensili si trovassero più verso l'interno, quindi all'interno della Via Sacra, dove tra l'altro Oliver Stone li ha collocati, cioè nel Il film film Alexander i Alexander. giardini Sì. pensili sì, sono collocati proprio nella posizione di Coldway, quindi Oliver Stone ha seguito la scuola tedesca, ma in realtà ci sarebbe anche una scuola inglese che posiziona i giardini più a ridosso del fiume. Che poi, Si se mi vede permette, anche professore, dovrebbe essere un po' il filone che segue un po' più la logica, no? Perché con il fiume vicino c'era modo, in maniera più semplice, di accedere all'acqua e quindi di rendere sempre rigogliosi i giardini. io infatti personalmente tengo, cioè, anche per me, per quanto mi riguarda, questa teoria, perché comunque i giardini avevano bisogno di acqua, erano una costruzione mastodontica. Ricordiamoci che i giardini sono una delle 7 meraviglie del mondo antico. Sì. Tra l'altro, proprio questi giorni ho ripreso mano ad un progetto, Seven Wonders, che ha come obiettivo quello di raccogliere le 7 meraviglie del mondo ricostruite in 3D e condividerle con gli studenti, i colleghi di tutto il mondo che potranno far vedere queste 7 meraviglie agli alunni. Bene, E il tema è sì, proprio questo, la condivisione poi, no, di questi. assolutamente. E
Sì, ma assolutamente Gianluca, la Ma condivisione delle pratiche didattiche credo che sia una cosa fondamentale. E si vede anche il palazzo dove Alessandro Magno è morto sì. nel 323 avanti Cristo, Ma proprio dalla professore, ricostruzione. lei ha un nickname, no? Che è Flipped Prof, che deriva Sì. ho letto da Flipped Classroom, classe capovolta. Che Sì. cos'è? Ci spiega com'è nata anche l'idea del Allora, suo nome d'arte, diciamo così. nasce dalla metodologia di insegnamento Flipped Classroom, che sarebbe classe capovolta, che consiste in sostanza in una metodologia nella quale un docente consiglia o crea un video, lo fa vedere ai ragazzi il pomeriggio, quindi quella sarebbe la lezione. Poi, ecco perché si chiama capovolta, la Sì. mattina, anziché fare la classica lezione frontale, i ragazzi discutono del contenuto con il docente, formando anche dei gruppi di lavoro. Ad esempio, dopo aver visto il mio contenuto sulla rivalità tra Sparta e Atene, cerchiamo di fare dei gruppi di lavoro. Parliamo un po' della democrazia, dell'oligarchia. Parliamo di tutte queste cose. Poi, però, se c'è qualcuno che non ha capito il video, il docente allora è obbligato a fare la classica lezione frontale e a rispiegare le cose che i ragazzi non hanno capito. Nel mio piccolo, io ho portato avanti questa cosa perché io non faccio soltanto, non mi occupo soltanto di discipline proprie di economia aziendale. Ma ho cercato, il messaggio di Flipped Prof è questo ed è importante, e cioè la trasversalità delle discipline. Secondo me, a mio parere, un docente nel 2021 dovrebbe avere delle competenze trasversali non solo sulla materia di indirizzo, ma anche su materie che non sono propriamente le sue, Eh certo. quantomeno per poter dare un aiuto, un supporto. Poi ovviamente ci deve essere sempre il docente curricolare come guida di Vabbè, riferimento, chiaro, però chiaro. soprattutto, sì, per quanto riguarda proprio nella figura del docente di sostegno, ormai è impensabile inquadrare un docente di sostegno che non aiuti e supporti gli alunni in tutte le materie. Quindi il docente di sostegno deve avere delle competenze trasversali su tutte le materie, e io ormai sono arrivato alla convinzione che bisogna dire sempre di sì. Non bisogna mai tirarsi indietro, bisogna supportare ovviamente in prima battuta i ragazzi che hanno le disabilità, però ovviamente bisogna aiutare anche il resto della classe con un supporto costante, digitale, in Certo. presenza, e comunque un supporto che sia il più trasversale possibile su tutte le discipline, quindi Poi dalla letteratura all'inglese. ci torniamo, professore, se no facciamo in tempo a vederli tutti Esatto, i sì. video, ne abbiamo altri due da far Allora, ne vedere. abbiamo altri due, è corretto, e tra l'altro quello che ci diceva il professor Mellace si cala perfettamente all'interno del concetto di inclusione, così come è stato concepito nel nostro paese, dove il docente di sostegno è a supporto del ragazzo o della ragazza con disabilità, ma poi è comunque docente di tutta la classe. Quindi, e spesso, diciamolo, professore, non succede. Però, andando oltre, vogliamo vedere assolutamente, siamo curiosi, gli altri filmati che abbiamo preparato. In questo caso, Gianluca, lo dico anche a te, non li vediamo, diciamo così, da spettatori, ma li commentiamo Li insieme, e commentiamo, chiedo certo. alla regia di farci vedere veramente com'era il palazzo di Cnosso. Andiamolo a vedere, Emanuele, dai. Eccolo. Parli lei. Sì, allora, questa dovrebbe essere la prima ricostruzione 3D al mondo del palazzo di Cnosso e di Cnosso, fruibile dagli appassionati, dai docenti e dagli alunni su web. Allora, come da quello che potete vedere, da quello che emerge, che risalta all'occhio subito, Sì. è che la città ovviamente ruotava intorno a questo palazzo. La società cretese è detta anche società palaziale proprio perché si dava molta importanza al palazzo. Il palazzo era il centro della città. Non che ovviamente le altre costruzioni, insomma, fossero meno importanti, però
Però comunque il palazzo era veramente il cuore pulsante, perché non era soltanto una residenza. Vedete, questo è il cortile centrale del palazzo, questa è la grande scala. Ma in Incredibile. realtà sì, ci sono un sacco di ambienti. Quella è la zona della residenza reale, gli appartamenti reali, secondo le teorie di Evans, secondo gli scavi di Evans. Insomma, io sono partito dai suoi studi, che ritengo comunque una valida base di partenza. Però all'interno del palazzo si svolgevano tantissime attività commerciali, di rappresentanza, artigiani che vivevano all'interno del palazzo. Infatti, piano piano ci stiamo spostando dall'area della residenza reale all'area riservata agli artigiani, perché la società cretese, nel suo apice, raggiunse, si parla proprio della talassocrazia cretese, raggiunse praticamente una supremazia commerciale nel Mediterraneo, e questo grazie all'abilità dei suoi artigiani. La società cretese viveva principalmente di agricoltura, come del resto quasi tutte le civiltà, ovviamente, dell'antichità, però c'è da dire anche che erano degli abili artigiani. Infatti, ecco, ci stiamo avvicinando proprio in questo quartiere, che è il quartiere degli artigiani. Le botteghe, professore, no? Sì, assolutamente. Le botteghe, e per i cretesi gli artigiani erano importanti e venivano protetti, e questo succedeva anche a Micene. Anche la civiltà micenea dava molta importanza agli artigiani, che vivevano all'interno delle mura, proprio perché erano una risorsa. Quindi questi popoli antichi consideravano una risorsa agli artigiani, quindi Certo. avevano paura magari che al di fuori delle mura potesse succedere, insomma, qualcosa. Poi, al di là di È tutto, chiaro. la società cretese è una società edonista, non è stata mai una civiltà incline alla guerra, a differenza dei micenei, che invece hanno questo stereotipo, questo Erano un po' luogo più comune. litigiosetti, micenei, mettiamola così. Professore, una curiosità, mentre ammiro queste immagini, ecco, lo stiamo vedendo, no? Campeggiano un po' ovunque queste colonne rosse, rosse e nere. C'è Sì. fedeltà anche nella riproduzione cromatica, professore? Sì, io mi sono basato sullo studio che ha fatto Evans, che a sua volta si è basato su alcune pitture cretesi che raffigurano queste colonne prive di scanalature, con queste colorazioni rosso e alcune blu scuro, però principalmente era questa la colorazione. Poi ci sarebbe da fare altri discorsi infiniti. Sulla sinistra si vede un affresco che in realtà non si trova a Cnosso, ma si trova ad Akrotiri. Ma l'ho voluto inserire, quindi l'odierna Santorini, l'ho voluto inserire per far capire alle persone che c'è una forte connessione tra la civiltà di Akrotiri e la civiltà di Cnosso. E quella zona che abbiamo visto è il famoso ingresso con le 4-5 colonne che si vedono, è l'ingresso nord, che è uno dei più conservati, cioè conservati meglio all'interno del sito archeologico. E quell'ingresso serviva principalmente come scalo mercantile, come accesso alle zone dedicate ai quartieri commerciali della città, perché È aveva quattro porte. veramente un privilegio, mettere piede all'interno del palazzo di Cnosso. Gianluca, vuoi fare tu una domanda al professore? Sì, Poi, no. anche visti i tempi, andrei all'altro video. Tra l'altro, Certo. Santorini, uno dei siti indicati come possibili Atlantidi, no? Era uno di quel. Assolutamente. Sì. Esatto. Beh, Alessio, c'è un'ipotesi, potremmo parlare ore su queste cose, perché Santorini è stata praticamente distrutta, l'antica civiltà di Santorini, proprio dall'eruzione del vulcano Esatto, che. infatti. Andiamo alla domanda del direttore. No, ma a parte veramente la forza, l'energia che ti trasmettono queste immagini, quando a un certo punto siamo entrati proprio dentro al palazzo, ecco, come Eccoci, adesso, eccoci. è veramente impressionante. E anche le informazioni, complimenti professore, che lei ci può dare su Grazie. questo, è estremamente, è veramente didattico e pedagogico quello che ci sta
raccontando perché ci aiuta a ricordare e a studiare tante cose. Però mi veniva a mente una connessione, forse un po', come dire, acrobatica, però lei è originario di Roma e quindi probabilmente capisce cosa voglio dire. Questa palazzocrazia, no? Questo palazzo che dove praticamente è il centro della vita, no? Dove tutto è all'interno del palazzo, diversi status sociali, eccetera, diversi lavori. Forse avrà ispirato, non lo so, quelle forme di architettura che abbiamo trovato a Roma e che purtroppo sono state fallimentari, come a Corviale, dove si è tentato di concentrare in un unico palazzo la vita del quartiere, no? Come il grande serpentone di Corviale, dovevano esserci sia gli appartamenti, ma anche le attività commerciali, insomma, tutta la vita doveva svolgersi lì dentro. Mi ha fatto subito pensare a questa cosa. Assolutamente. Luca, sono d'accordo con te, con la sola differenza che il Palazzo di Cnosso, a differenza di questi quartieri, aveva un piazzale enorme, una piazza enorme, questo cortile centrale. E poi, ovviamente, se vediamo le epoche moderne, c'è un regolare piano regolatore dove si sviluppano, insomma, queste costruzioni. Invece, la cosa particolare del Palazzo di Cnosso è che queste costruzioni, il Palazzo di Cnosso si è sviluppato in maniera molto disordinata attorno a questo cortile. Quindi, se per caso, vedendolo dall'alto, sembra proprio un agglomerato di costruzioni attorno a questo cortile. Quindi, probabilmente sì, di base c'è sicuramente una forte correlazione, però poi, ovviamente, il modo con il quale si sono sviluppate queste costruzioni a Cnosso è un pochino Certo. diverso perché è partito da un cortile centrale e, come dicevo, praticamente le varie parti sono una diversa dall'altra. Invece, ovviamente, con l'urbanistica odierna ci sono dei vincoli, quindi le costruzioni sono No, tutte un po' certo. somigliate, però c'è una È connessione. un'estremizzazione, però, dove ho colto probabilmente un'idea anche dell'architettura degli anni 70, dell'urbanistica degli anni 70 che Gianluca, voleva guarda. concentrare, no, questo. Sì, io ti posso dire una cosa, da profano, però da costruttore 3D, posso dirti che io ho notato fortissime somiglianze tra la civiltà cretese e quella etrusca, almeno in due occasioni. Nel momento in cui ho dovuto ricostruire le colonne prive di scanalature, che sono tipiche anche dello stile tuscanico, etrusco, dove praticamente le colonne sono quasi sempre prive di scanalature, ma soprattutto nella pittura, ecco, vedete, ci Sì. sono delle scene di vita quotidiana. I cretesi dipingevano soprattutto scene di vita quotidiana, banchetti, ed è la stessa cosa che poi hanno fatto gli etruschi secoli dopo. A Tarquinia le pitture rappresentano scene di vita quotidiana. Molto difficilmente gli etruschi rappresentavano divinità, ma rappresentavano più scene di vita quotidiana, come ad esempio avete visto anche l'affresco della Tauro Catapsia, che è un gioco che facevano i cretesi, anche quello è uno spaccato di vita quotidiana. Quindi ho trovato molte analogie per quanto riguarda il mondo antico tra cretesi ed etruschi, nello Vediamo il specifico. terzo video, dai. Bene, sì, anche perché Sono i curioso. minuti stanno terminando e non vogliamo perderci invece la ricostruzione fedelissima, la vedrete anche questa, del Pantheon. Andiamolo a vedere com'era fatto il Pantheon. Eccolo qua, ancora con la voce del professor Marco Mellace a commentare. Questo è il Partenone. Il Partenone, poi tra Sì, Partenone. l'altro, è una delle ultime ricostruzioni che ho fatto. perdonatemi, sì, il Partenone, sì. Non ti preoccupare, Alessio, può succedere. No, 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 perché c'avevo anche un altro video successivo, ma non faremo in tempo a vederlo. allora guarda, questo video si intitola The Real Colors of the Parthenon e ha come obiettivo quello di rappresentare fedelmente il Partenone come doveva essere. Questo video l'ho realizzato, questo prodotto, questa realizzazione è stata creata in collaborazione con un mio collega greco, Andreas Arcadios. La ricostruzione l'ho creata io, però Andreas mi ha aiutato molto nella ricerca, è un ottimo Ed filologo era sul e mi ha posto, no, aiutato. professore?
Era sul posto il Sì, suo lui collega. è un collega greco che vive a Tripoli, però ha studiato ad Atene, è un appassionato di storia, è un docente di storia dell'arte, ha una sorella archeologa, un fratello filologo, persone insomma molto addentrate nella Sì. storia classica. E lui mi ha aiutato tantissimo nella ricerca. Mi ha detto: guarda, questo colore può andare bene. I fregi erano così, falli così, le colonne di questa. Abbiamo veramente fatto un lavoro al millimetro e qui è possibile vedere il Partenone com'era. Com'era? Il margine di errore è minimo. Qui si E vede quello che veramente. spicca, e quello che spicca sono proprio i colori, Eh sì. perché noi siamo abituati a vedere il Partenone, per chi l'ha avuto la fortuna di vederlo dal vivo, ma nelle numerose immagini televisive, fotografie, reportage, insomma, il Partenone compare dappertutto. Io è la prima volta lo vedo così com'era originale, e soprattutto quello che spiccano sono i colori, perché a volte, no, abbiamo un'idea anche dell'antichità, delle civiltà antiche, anche un'idea un po' di una civiltà Sporca. quasi triste, bravo, e Sì. opaca. In realtà guardate come brilla di colori No, questo assolutamente. monumento. Sì, perché Gianluca, purtroppo questa distorsione è stata indotta dal neoclassicismo che ci ha trasferito delle informazioni sbagliate. Durante il neoclassicismo le sculture sono praticamente prive di colorazione perché gli artisti dell'epoca le hanno ovviamente trovate senza colori e non potevano immaginare che invece erano tutte colorate. Infatti, gli ultimi studi ovviamente hanno dimostrato che il Partenone era coloratissimo, ma come del resto erano coloratissimi i templi a Poseidonia, a Pestum, a Sibari, a Locri, a Croton, a Crotone, Atene stessa, Sparta, erano tutti templi coloratissimi. Tant'è vero che questo filmato ha due versioni, una con le metope bianche, che dovrebbe essere insomma quella più verosimile, e un'altra che segue un'altra teoria, secondo la quale, ecco, si vedono adesso le metope del Partenone dovevano essere rosse. Ovviamente c'erano pitture. Sì. E purtroppo questa distorsione noi ce la portiamo avanti anche in tante rappresentazioni, perché anche la stanza di Atena, il naos di Atena ovviamente era colorato, c'erano pitture, vedete, si intravede proprio il naos di Atena ed era una stanza, Guardate che eccola, meraviglia. Che era meraviglia. colorata ovviamente. E infatti io nella mia prima ricostruzione non ho eseguito questo lavoro paziente, mi sono adeguato un po' quasi al neoclassicismo, lasciando un naos più spartano, ma in realtà invece erano ovviamente ambienti pieni di colori, assolutamente. Però Lo si ovviamente il vede, lo tempo. si vede, e rubano assolutamente l'occhio. Professor Mellace, dobbiamo chiudere, ovviamente non prima di chiederle, tra l'altro sulla scorta delle parole che lei diceva proprio all'inizio dell'intervista, mi hanno chiamato dalla Germania, dall'Austria. Ecco, il suo lavoro ha Dall'Italia l'hanno raccolto chiamato. l'interesse veramente anche a livello internazionale, tant'è che ci sono progetti, mi pare di aver letto, in sinergia con l'UNESCO, proprio per chiudere quel che sta, non so, elaborando per i prossimi mesi, le prossime settimane. Sì, e dovrebbe partire a breve, prossimamente, una mostra sui siti UNESCO, all'interno della quale ci saranno moltissime ricostruzioni 3D che ho creato, tra le quali storia e immagini di Poseidonia greca, quindi di Pestum, e tante altre insomma ricostruzioni 3D, e tra le quali la prima ricostruzione 3D della storia di Cervetri Etrusca. Quindi questa è una Bene. delle iniziative, una mostra digitale a livello mondiale dove praticamente si vedranno tutti questi siti ricostruiti da me. E noi saremo pronti a farci di nuovo rapire dai lavori del professor Marco Mellace. Tra l'altro, Gianluca, lo sentiremo anche in Sì. radio, perché poi io vorrò sapere bene il suo lavoro da docente, la sua idea di scuola. Quindi sarà una risorsa anche per Radio Cusano Campus e Open Day nel mio caso. Per me sarà sempre Assolutamente. un piacere. Sì, ma assolutamente andate sul canale YouTube, appunto, conosciuto come Flipped Prof, iscrivetevi, perché è veramente, ecco, quello che vi abbiamo mostrato noi sul grande schermo, potrete continuare a vederlo con altri video realizzati dal professore su YouTube.
È veramente un inno a come si può, come la tecnologia può aiutare, stimolare l'apprendimento da parte di chi studia in generale, non solo degli studenti, ma anche degli adulti che vogliono saperne di più. Io credo che lo studio vada stimolato. Anche qui abbiamo a volte un'idea sbagliata, no? Che lo studio debba essere, tra virgolette, imposto o semplicemente comunicato perché ci si trova all'interno di una classe. Io credo che gli stimoli che può dare la tecnologia sono estremamente importanti. Il professore è anche un insegnante di sostegno e sa anche questo quanto è importante per i ragazzi che hanno delle disabilità. Per esempio, riuscire a mostrare video come questi e spiegare attraverso i video determinate situazioni. Quindi viva la tecnologia che accompagna la didattica e nessuna contrapposizione tra loro. Esatto. Grazie al professor Marco Mellace. Alla prossima, professore, buona serata. Io vi ringrazio, è stato un piacere e un onore. Alla prossima e complimenti per la trasmissione. Buona serata. Grazie, e grazie al professor Marco Mellace. Dunque, Gianluca, noi siamo pronti per prenderci 2 minuti di pubblicità. Poi lo sai chi ti ho preparato? No, Come fai a non non lo saperlo? voglio C'è la scaletta, ho sapere. mandato la scaletta. Vabbè, Ma facevo lo sai che a scena. Nautilus non No, c'è non lo sapevo. l'ipocrisia delle altre televisioni, no? È vero, è vero. Sì, lo so benissimo. Abbiamo uno dei 30 under 30 al mondo, secondo Forbes, più influenti a livello di politica europea. Insomma, un Quindi, giovane eccellente. noi in confronto siamo delle merdacce, E quindi. dai, già non si può dire, no, si può dire, siamo in fascia protetta. Tipo Bene, fantoccio. andiamo in pubblicità, mi hai fregato pure a distanza, guarda, andiamo in pubblicità e torniamo tra poco.